Buongiorno amici, ben ritrovati sul canale di Aoventura. Qui è Davide che vi parla. Oggi è il secondo giorno qui a Cuba e abbiamo pensato di stravolgere i nostri piani iniziali perché abbiamo trovato ieri in ostello degli amici che oggi sarebbero andati a Vignales. Noi ci saremmo dovuti andare domani, ma perché non andarci oggi? Tanto il centro di Havana lì rimane, non è che scappi. Quindi oggi abbiamo trovato un tassista che per 120 pesos ci sta accompagnando, ci lascerà lì, ci farà visitare la città e poi alle 4 del pomeriggio ci riporterà indietro. Siamo arrivati a Vignales, però prima di visitare il centro siamo andati verso la periferia dove c'è la cueva del... Indio! La cueva dell'Indio, non so esattamente cosa sia, non ho avuto molto tempo per prepararmi, quindi andiamo a scoprire insieme. La prima cosa che si nota è che cade molta acqua. Sorpresa! Abbiamo Carol che è una soprano professionista. Carol, che cosa ci canti in italiano? Vedrò con mio diletto. Ok, vedrò con mio diletto. Attenzione alla testa, già una volta ho rischiato di sbattere e non voglio rischiare la seconda. È incredibile cosa possa fare l'acqua. Che meraviglia! Cioè, sta la tira e sta la guida e si uniscono. È magnifico. Che esperienza incredibile che stiamo vivendo. Cuba mi sta sorprendendo sempre, sempre di più. Incluso nei 5 euro di ingresso c'è la possibilità di fare un'escursione nella barca all'interno della grotta. Il rumore che sentite è la cascata interna alla grotta. Però purtroppo non si può arrivare fino a lì con la barca per visitarla. Sicuramente uno dei tour più belli che abbia mai fatto in tutta la mia vita. A parte che la sorpresa di non conoscere un posto e di scoprirlo in diretta è unica, fuori da ogni aspettativa. Non solo sono entrata in una grotta, stupenda, mi sono bagnato perché pioveva all'interno della grotta, c'erano stalattiti e stalagmiti. Io vengo dalla Puglia e là c'è Castellana Grotta, quindi sono un po' abituato a questo scenario, però era molto suggestivo. A metà della grotta troviamo una barca che ci accompagna in tutto il percorso, vediamo una cascata interna alla grotta e poi fuoriusciamo in questo laghetto con tanto di mini foresta tropicale. È emozione allo stato puro.
Dai, che forse ci meritiamo un pina colada. Un buon pina colada come si deve. Completamente naturale. E ananas. Completamente naturale. Eccolo. Il profumo è ottimo. Finalmente una pina colada che sa di pina colada. Ah. Delizioso. Delizioso. Dovete provare la pina colada qui a Cuba. Il mojito. E l'acquivalente. E noi siamo abituati a farle col succo di ananas e con il liquore al cocco. Qui lo fanno con la polpa del cocco, il succo di ananas naturale e un pizzico di cannella. Questo è ciò che lo rende speciale. E poi alla fine ci mettono il rum cubano. È un po' diverso, è fatto ad arte. Internet a Cuba è un privilegio, non è contemplato tra i servizi essenziali. Per un turista che vuole avere accesso a internet c'è bisogno di comprare una scheda per il valore di un cook, più o meno un euro, che ti dà diritto a accedere a internet per una ora con una qualità molto molto bassa. È una specie di gratta e vinci, c'è una chiave, una password che bisogna grattare per poterla poi inserire nel wifi pubblico che si trova in alcune piazze della città. Digo, el salario mínimo de un trabajador, de un obrero humilde, es de 250 pesos a 280 pesos. Cuando lo transforman al CUC, son 10 CUC, que 10 CUC no alcanza ni para 10 días en el mes. Por eso existe entonces el mercado negro, las ilegalidades, la reventa de las cosas, los productos en las tiendas, donde quiera. La comida no es cara, en Cuba la comida no es cara. Lo que prácticamente la gente a veces no tiene es dinero para lograr comprar la comida. La canasta básica que te dan en el mes, a nosotros, la mayoría de nosotros, muchos nos resuelve una parte del problema, pero no alcanza. Y entonces tienes que comprar cosas por fuera, en los mercados, cosas así que requieren de más dinero, porque ya no es la canasta básica que vale poco dinero, vale de una persona vale 5 pesos. Ya tienes que comprar entonces más caro en el mercado, que es un poco más caro. Ya no te salen eso, te viene saliendo ya en unos 130, 140 pesos. Tienes que hacer fila. Sí, se hace fila, pero la gente no se faja ni protesta porque están adquiriendo algo que el país se lo está poniendo a un precio módico en un momento que no falla. No es como que el agua se fue, no, eso siempre, todos los meses. El pueblo de Cuba está muy contento con eso, han querido ir eliminando un poco el tema de la canasta básica, es ir sacando productos y poco a poco sacando productos hasta el fin de que se elimine por completo, ya tenga que ir directo a los mercados, que me imagino que si eso sucede, que tenga que acceder al mercado para comprar la comida del mes, entonces los precios deben disminuir. Pero bueno, gracias a Dios, hasta ahora se mantiene y nos ayuda mucho. Abbiamo deciso di fidarci del tassista per capire dove andare e lui ci ha portato al murale della preistoria. Quando abbiamo sentito preistoria ci siamo illuminati. Ah, andiamo, sì, va bene, va bene. Questo è il murale della preistoria, costa 3 euro entrare. È un murale fatto 60-70 anni fa. Di preistoria non c'è niente, semplicemente siccome si sono raffigurati degli uomini preistorici lì sulla destra, lo chiamano della preistoria, ma in realtà è un murale gigante. Costa 3 euro entrare, ma in questi 3 euro è incluso un cocktail di benvenuto, forse un'altra pina colada. C'ho una voglia di ubriacarmi di pina colada. Mi hanno spiegato come farla, infatti vorrei riprovarla a casa, ma la noce di cocco fresca e ancora acerba non c'è in Italia, quindi non credo di poterci riuscire. Per combinazione, ma ce l'aspettavamo, è iniziata a piovere perché siamo venuti qua nella stagione delle piogge e quindi è normale che un giorno sì e l'altro pure un paio di ore piova. Ragazzi, qui abbiamo un problema. Ci hanno preparato l'altra pina colada con rum a disposizione. Secondo quanto basta, cubi? E quindi quanto basta? Non lo so, è pericoloso, eh? È molto pericoloso. Abbondiamo? Vai, metti. Basta per adesso, ok. Vediamo un po' e poi ne mettiamo ancora. No, non è vero, mi prendete per ubriacone, no. Il giusto, altrimenti il troppo stroppia. Bene, per concludere questa fantastica esperienza che stiamo vivendo a Vignales, non c'è miglior posto che El Mirador, dal quale si può vedere tutta la fantastica valle. Comunque mi è appena venuto uno spavento perché il bastardo si è appena svegliato e non era una statua, era una normale persona
a un certo punto, mentre stavo riprendendo, mi ha spaventato. E vabbè. Ho una curiosità, perché sei così? Come hai inventato questo personaggio? Tenía que buscar algo comercial para un sitio comercial. Y un buen día vine acá y vi eso, estaba allí. Ahí donde, como ustedes pueden ver, hay países y la cantidad de kilómetros que hay desde ese punto hasta los países. Y pensé en un campeón. Qualcosa che sto scoprendo a Cuba è la simpatia, la generosità. Le persone sono disponibili, si fanno fotografare, raccontano la loro vita. Sto scoprendo una Cuba diversa, molto ma molto diversa. E soprattutto persone felici, persone che fanno il loro lavoro, però lo fanno con dignità e con il sorriso. E sperando che questo video vi sia piaciuto, vi invito a vedere il prossimo capitolo, sempre relativo a Cuba. E non perdete nessun video di avventura, perché noi ci mettiamo il cuore per farli, per produrli, per realizzarli. Speriamo che vi possano piacere, speriamo che possiate mettere un bel mi piace a questo video e possiate continuare a seguirci nel percorso che stiamo facendo per spiegare, raccontare il mondo e far vedere che il mondo è un posto molto ma molto più bello di quanto ci viene detto. Ciao e al prossimo video. Abbiamo fatto di nuovo, è il secondo giorno, per De Morte stanno giocando e quindi siamo passati, ci siamo fatti prendere dell'entusiasmo e quindi il baseball. Comunque la seconda volta che entriamo ancora dobbiamo capire come funziona il baseball, non lo so, chiederemo a qualcuno, anche perché non essendoci internet non posso neanche guardare le regole su internet, quindi quando tutti faranno anch'io lo farò e viceversa, quando tutti faranno anch'io mi adatterò.